Buonasera. Un grado ad est della stella 42 Coma, una nuova nebulosa che al telescopio appare rotonda e piuttosto brillante. Così Johann Eller Bohr descrive l'ammasso globulare che ha scoperto nel 1775, durante una sua osservazione. Un secolo dopo viene catalogato con il numero 5024 da John Dreyer nel suo nuovo catalogo generale. Fa parte di quegli oggetti che Charles Messier non voleva intenzionalmente scambiare per delle comete. Nel 1777, due anni dopo la sua scoperta, lo inserì nel suo celebre catalogo di oggetti non stellare, con il numero 53. Messier 53 è abbastanza facile da localizzare, si trova molto vicino alla stella Alfa Coma Berenice, nell'omonima costellazione. Osservato con un telescopio di grande diametro, sotto i cieli della Sardegna o della Corsica, appare completamente risolto a stelle, nonostante il centro rimanga di aspetto nebuloso. Lo conferma Isaac Roberts, che lo fotografa per la prima volta nel 1892, dimostrando che l'ammasso appartiene alla classe 5, cioè di media concentrazione, da una scala da 1 a 12. È uno degli ammassi globulari più lontani da noi, trovandosi a circa 58.000 anni luce dal Sistema Solare e a 60.000 anni luce dal centro della nostra galassia. Contiene una cinquantina di stelle variabili di tipo RR Lyrae, stelle cioè giunte a una fase di fusione centrale dell'elio in carbonio e ossigeno, che provoca pulsazioni e cambi di luminosità periodiche, che aiutano a calcolarne la distanza. Il suo moto proprio nello spazio corrisponde a 80 km al secondo, in avvicinamento verso di noi. Il suo diametro è di circa 150 anni luce e contiene migliaia di stelle di vecchia generazione. Come tanti altri ammassi globulari, M53 ha un'età stimata di miliardi di anni, il che ne fa uno degli oggetti più antichi dell'universo. Arrivederci.